Ciao, mi chiamo Francesco Berantoni, sono responsabile assistenza e vendita ricambi della Nautica Bellandia. Oggi volevo farti vedere come ricercare un articolo nel catalogo ricambi difficile da individuare. Un esempio possiamo fare con il MAP, Manifold Air Pressure. Apro il mio catalogo ricambi, digito come al solito la matricola, che prendo o dal libretto o dalla targhetta identificativa. Parto sempre con il numero, una lettera e 6 numeri. Seleziono il mio motore, passo come al solito dall'elenco delle tabelle dei ricambi, ne apro una qualsiasi per poter accedere al catalogo e per cercare il mio MAP, anziché scorrere tutte le videate, che può essere anche una sorta di perditempo, io posso cliccare sul tasto Find Part, inserire il nome del sensore che conosco, oppure semplicemente scrivere sensor. Clicco OK. Il programma mi dice che all'interno di questo motore che ho selezionato ci sono 21 ricambi che contengono la parola sensore. In questo caso procedo con le frecce e vado a passare finché non arrivo al mio MAP. Eccolo qui, Manifold Air Pressure, il riferimento numero 8. Ingrandisco il disegno ed ecco individuato il ricambio. Clicco due volte sul ricambio, aggiungo la nuova pick list nominata signor Rossi, mi propone un articolo che contiene già il sensore, ma non mi interessa in questo caso, ed ecco qui il codice aggiornato. Quando è rosso, piccola parentesi, significa che il codice è stato aggiornato, è stato superato da, però il MAP è l'8M0054726 da 129,19 euro più IVA.